Radio Radicale, siamo con Ilenia Lucaselli di Fratelli d'Italia per parlare con lei della situazione economica del Paese in vista della legge di bilancio, ma anche del confronto che c'è con la Commissione europea, in particolare nello scontro che riguarda Gentiloni. Allora, oggi i dati sulla produzione industriale sono particolarmente negativi, addirittura il ministro dello sviluppo economico Adolfo Urso si è dichiarato molto preoccupato per questo calo. Questi dati dell'Istat sono usciti anche mentre venivano rese note le previsioni della Commissione economiche della Commissione europea. Allora, come si spiega questo calo del 2,1% e in che misura si dichiara preoccupata? Ma guardi, il livello di preoccupazione è in realtà commisurato e direttamente proporzionale con quello che avevamo già scritto nel DEF dell'anno scorso e i dati che stiamo analizzando per comporre la NADEF, che come lei sa, insomma, verrà depositata a breve. È chiaro ed è evidente che la situazione economica italiana si innesta in una congiuntura negativa europea e diciamo mondiale in prospettiva. È una situazione della quale eravamo a conoscenza, per cui non siamo allarmati rispetto a quello che avevamo già scritto e che avevamo già previsto, il che diciamo, ci conforta perché evidentemente quello che avevamo visto già l'anno scorso in prospettiva era poi estremamente realistico. Ora ci dobbiamo preoccupare di una legge di bilancio che deve dare sicuramente delle risposte ai cittadini e il nostro primo obiettivo è quello di mantenere strutturale il taglio del cuneo, che ovviamente è un punto importantissimo perché questo poi aiuta da un lato gli imprenditori alle nuove assunzioni e dall'altro ad avere fiducia nei mercati ed è attraverso questa fiducia che si può rimettere in moto il meccanismo economico della produzione. È chiaro che l'inflazione ha inciso in maniera devastante sulla produzione italiana, ma siamo anche assolutamente consapevoli della resilienza dei nostri imprenditori e del fatto che indubbiamente gli anni futuri non sono anni facili per i bilanci dello Stato, ma l'obiettivo di tenere in ordine i conti statali e contemporaneamente dare sostegno alle famiglie e alle imprese e quindi di conseguenza sviluppo è un obiettivo che questo governo non fallirà. Pensate di fare delle iniziative come quella degli extra profitti delle banche anche per quei settori che hanno guadagnato molto in questa crisi, come i settori energetici, oppure questo, viste le polemiche che ci sono state per il settore bancario, resta fuori da ogni prospettiva? Guardi, quelle del settore bancario sono state delle critiche, in realtà, diciamo, con poca, sostanza alla base. In realtà nessuno, ha mai, spiegato perché le banche italiane, in un momento di difficoltà economica per tutti, hanno aumentato, i tassi più dei colleghi europei e questo ovviamente non fa riferimento ai tassi Euribor e BCE, che sono quelli utilizzati all'interno dei mutui a tasso variabile, ma si andava ben oltre e nessuno è riuscito a spiegarci perché si andava ben oltre. Detto questo, non ci sono al momento al vaglio del governo ipotesi di questo tipo, noi siamo certi di riuscire a comporre una legge di bilancio con quello che abbiamo, ovviamente non potremo fare tutto, ma questo era chiaro sin dall'inizio, ma sicuramente concentreremo le energie su alcune misure. Del resto, insomma, abbiamo visto come sperperare i soldi dei cittadini italiani in reddito di cittadinanza e superbonus ci abbia poi portato alla situazione odierna. Chiederei dagli imprenditori di fare la stessa parte che avete fatto voi col taglio del cuneo fiscale, perché il problema salariale del nostro paese è che insomma, gli stipendi non crescono. Allora, che lo facciate voi per il taglio del cuneo fiscale per mettere più soldi in busta paga è giusto, ma deve farlo sempre lo Stato? No, guardi, io non vorrei uno Stato
che si sostituisce agli imprenditori e questo in assoluto. Sono una liberale convinta, per cui il libero mercato e quindi anche la libera concorrenza vogliono dire poi movimentare l'economia italiana. È chiaro che dopo anni di stasi degli stipendi degli italiani, lo Stato qualcosa deve fare per poter riattivare un meccanismo anche di dialogo con le imprese, proprio per raggiungere poi l'obiettivo principale, che è quello di dare ai nostri lavoratori degli stipendi dignitosi, cosa che in questo momento, come sappiamo, Certo. non c'è. Senta, lei come ha visto la polemica nei confronti del commissario Gentiloni? Noi sappiamo che la Meloni ha dei buonissimi rapporti con la von der Leyen e i rapporti non sono buoni però con Gentiloni. Prima ha iniziato Salvini, poi abbiamo visto anche le dichiarazioni di Giorgia Meloni. Allora, qual è il problema? E se in una fase delicata come questa è opportuno inasprire lo scontro con la Commissione europea che si ripercuote anche su tutte le istituzioni. Ma guardi, una delle grandissime doti di questo governo e del presidente Meloni in particolare è quello di non farsi intimorire dal momento storico. L'Italia ha sempre vissuto momenti storici particolari e delicati e continuerà a farlo. Se questo vuol dire dismettere il proprio ruolo solo perché è un momento delicato e quindi far valere meno i diritti dell'Italia in quanto Stato all'interno dell'Europa, beh, allora insomma, gli italiani hanno scelto il presidente sbagliato, perché la presidente Meloni invece è un presidente che, indipendentemente da tutto, porta avanti una linea che serve per difendere gli interessi nazionali. E questo credo che sia chiaro ed evidente. La polemica con Gentiloni nasce proprio dal fatto che l'utilità del tenere insieme l'Europa, che sicuramente è pregevole ed importantissima, non può comunque penalizzare l'Italia all'interno delle trattative con il resto dei paesi europei. L'ultima questione, ritiene che il confronto sul patto di stabilità verrà rinviato, il vero confronto verrà rinviato dopo le elezioni europee? In questi mesi hanno tutti intenzione di posizionarsi bene, c'è il voto, ci sarà la nuova commissione, questo aiuterà a chiudere meglio le trattative o pensa che le rinvierà? Guardi, io credo che la cosa più giusta da fare sarebbe quella di aspettare la nuova composizione. È chiaro, Della Commissione europea. esatto, assolutamente, perché siamo comunque a fine mandato e in genere, insomma, le decisioni importanti vanno prese dai nuovi legislatori e non da chi invece è appunto a fine del proprio mandato elettorale. E quindi credo che per una questione di opportunità bisognerebbe rinviare. Dopodiché non c'è soltanto questa discussione, c'è la discussione sulla governance, tra un po' ricominceremo a parlare del MES, quindi i dibattiti aperti in Europa in questo momento sono tanti, sono tutti estremamente delicati e quindi credo che, insomma, per prendere le decisioni migliori sia importante aspettare che ci sia la nuova composizione, perché queste cose vanno fatte con calma, in maniera ragionata. E non di pancia. Beh, E poi ci sarà un nuovo commissario italiano. sì, ce lo auguriamo. Va bene. Grazie a Ilenia Lucaselli, Fratelli d'Italia.